C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca della fabbrica, Schulz, Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse. Di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni. Forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano i suoi occhi bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. La poesia che abbiamo ascoltato dai nostri ragazzi ci riporta alla memoria di ciò che è stato, perché non abbia mai più a ripetersi. È compito nostro raccogliere il testimone, per costruire un futuro migliore in cui ognuno di noi, nella sua diversità, è portatore di ricchezza. La memoria è uno dei doni più grandi che ci sono stati concessi, perché ci consente di non ripetere gli stessi errori del passato.